Ciao Ninetti e bentornati in un nuovo video sul canale. Oggi scopriamo, come ogni domenica ormai quasi, le nuove creazioni in resina. E siccome per lo più tante di loro sono da continuare a modificare per finirle, le modificheremo anche insieme qui nel video per renderlo sempre più interattivo. Quindi direi di iniziare subito scoprendo le varie cosine ed inizierei dalla cosa più trash di questo video. Perché è più trash? Perché, cioè, è trash, raga, è proprio trash. L'ho fatta perché avevo questi fogli di Tiger e l'ho fatta. Allora, tecnicamente, qua dietro ci volevo fare la colata di bianco, ma non mi basta la resina, quella veloce. Quindi ho deciso che poi la farò in un secondo momento, lo rimetterò nello stampo e la farò un'altra volta. Pertanto, questa è talmente trash che non so neanche cosa ci farò mai nella vita. Cioè, appeso al muro in un contesto di casette un po' vintage, forse ci starebbe bene, però è talmente trash che voi non, cioè, guarda, no, vabbè, ok. Comunque, allora, ieri ho realizzato questo quadrettino. Dai, non è male, non è bruttino, cioè, ve l'ho detto, in un contesto un pochino vintage, secondo me fa la sua figura. Avevo questi fogli di Tiger con i gatti in questo stile, che tra l'altro è duro in realtà. Però sapete che pensavo peggio, cioè pensavo proprio peggio. Ma continuiamo, andiamo laddove ho messo fiorellini, perché ho ripreso le tazzine, cioè ho ripescato gli stampi delle tazzine, quelle di Petite 3D, e adoro questi stampi tantissimo, cioè non, alla fine non riesco quasi mai a crearci sopra, a parte quando ho fatto le bustine da tè, però mi piace da morire inglobarci fiori e magari farci collane o comunque darvele come omaggio. Quindi sono super semplici, ma oddio, guardate quante sono belle! Sono troppo belle! E anche queste, adesso poi le decoreremo insieme. Che voglio finire di decorarle un po' con voi. Mi piacerebbe fare i bordini in oro sulle tazze. E secondo me sarebbero super, super carine. No, vabbè, io le adoro sempre tantissimo. Ste tazzine con la parte con i fiori dentro sono bellissime, io le adoro e continuerò a colarle sempre perché sono uno degli stampi che secondo me con fiori e cose varie vengono troppo bene. Questa è l'altra, anche questa è bellissima, mi piace tantissimo. E qua voglio anche andare a decorare i fiorellini, non so se vedete che ci sono i fiori in rilievo, ecco, voglio andare a fare bordino in oro e fiorellini belli rosa, rossicci, vediamo che colore, però sì. Voglio fare anche questo. Mi fanno sempre impazzire da morire. Sono troppo carini questi stampi, ve li straconsiglio. Poi ho inglobato fiori anche qua dentro. Questo è il segnalibro di Wicked Resin con le fasi lunari. È bellissimo. E ho pensato perché non farlo con i fiori. Secondo me anche questo sarà fighissimo. Oddio, lo adoro! Ok, sì, devo togliere gli scartini, però è adorabile. È veramente bellissimo, cioè lo adoro da morire. E visto che qua le lune sono belle in dentro, dopo con loro andremo anche a riprendere le varie fasi lunari. Mi piace da morire! No, vabbè, è venuto proprio bello. Tra l'altro, devo assolutamente rifornirmi di stampi di Wicked Resin perché ad ogni scopriamo poi, non colando sempre tante cose, non riesco mai a colare cose sue, quindi devo rifornirmi un pochino. Poi c'è questo qui che ho preso da Frick Emporium, super carino, con la forma della foglia, in cui secondo me qui possono venire super carini fiorellini inglobati. Wow, anche qua sono scesa a far fare lo scarto pure qui, no vabbè. Ok, solo io. Ci ho messo su questo pigmentino bellissimo di Lepimbi, che va dal rosso al verde oro, bellissimo. E ok, questo è da rifilare, però immaginate qua dentro inglobare magari una fogliolina o fiorellini e fare delle collanine, secondo me viene super super carino. Può essere anche questo sempre un, non lo so, un ciondolino, una collanina, qualcosa di carinissimo, però devo dire che mi piace tantissimo, anche per farci delle fatine dentro, degli animaletti che dormono. No, beh, Che vabbè, non bellissimo. benissimo, però voglio andarla a modificare con voi perché secondo me qua dentro, prima che i fiori, ci nascerà qualcuno, non lo so, mi ispira. Però invece che lasciare il pigmentino, visto che comunque andrebbe lucidata per togliere tutte queste righine, penso di andarla proprio a decorare in modo totalmente diverso, non lo so. Ho rifatto questa dopo una vita e mezza con un bel pigmentino di Sparkly e questo è Jafar, il pigmento. E ok, speriamo sia venuto bene perché mi ispirava tantissimo quando ho ripreso lo stampo. Wow, oh mio Dio! No, vabbè. Allora, questi stampi, cioè, guardate qua. Cioè,
sospecchiati. Questi stampi vincono sempre, ma con questi pigmenti di sparkly, cioè, danno proprio vita alla meraviglia. Era una vita che non facevo queste finestre super gotiche e non lo so, devo rifarle perché poi magari nei periodi in cui non sai cosa creare, avere queste cose che ti ispirano da morire a fianco possono sempre far uscire nuove idee, nuove creazioni, ma lo adoro, cioè, è bellissima. Poi, allora, ok, passiamo ad una cosa che in realtà mi serve per finire la mia creazione tema San Valentino, quindi vi faccio vedere questa, poi più tardi nel pomeriggio, penso, non lo so, vi farò vedere totalmente la mia creazione a tema San Valentino che ho fatto quest'anno, perché ci ho lavorato davvero tantissimo, cioè 2 giorni per fare questa creazione. E, ok, vediamo come è venuto, perché questo mi serve come sfondo. Wow, oddio, sì, mi piace tantissimo, oddio. No, allora, non posso spiegarvi più di tanto la scelta dei colori, perché capirete tutto vedendo. No, già stavo spoilerando, vedendo la creazione finita, però adoro sempre da morire sul nero mettere questi flakes di sparkly che sono labradorite, li trovate proprio con questo nome sul suo shop, e cioè sul nero si accendono, letteralmente si accendono, è qualcosa di wow, bellissimo. Ok, l'ho rifilata un attimo e mi fa impazzire, non vedo l'ora di metterla dove deve stare, di finire tutte queste parti qua che ho fatto 2 bollicine anche qui. E ok, questa poi oggi scoprirete, perché tanto siamo a San Valentino, è vero, non vi ho fatto gli auguri per tutti voi fidanzati, auguri a voi e soprattutto a tutte le Valentina come me all'ascolto, buon onomastico. Poi, allora, ultime cose, in semplice nero ho fatto queste chiavi perché ieri mentre cercavo che stampi colare mi sono venute un po' di idee, come succede al solito nella mia testa, le idee vengono quando non le stai cercando e niente, mi sono venute delle idee, ho detto, boh, ok, facciamole, che poi quando sarà almeno ce le abbiamo pronte. Questo è uno stampo che ho da una vita ed era di Freak Emporium e niente, sono semplicissime chiavi che ho fatto in nero per poterle decorare in vari modi. Queste non le decoreremo insieme perché me le lascio di base nera adesso, in modo che poi se l'idea che mi è balzata in testa dovesse funzionare, la devo ovviamente studiare il suo design, il concept in generale, devo abbozzare l'idea, disegnare, insomma devo fare un sacco di vari passaggi, ma se mi dovesse piacere poi saprò come le devo modificare. Alla fine questo stampo comunque è sempre super super figo perché vengono delle chiavi bellissime. Cosa c'è rimasto? Allora, ci sono rimasti praticamente 2 libri e 2 cristalli. I libri in questo caso, scusate se le mani ogni volta che scopro le creazioni resina si sporcano, i libri in questo caso ovviamente li modificheremo adesso insieme perché dobbiamo andarci ad attaccare dietro le pagine con le scritte per finirli totalmente, e sto facendo sempre per gli omaggi del prossimo restock i libri sia grandi che piccolini, così saranno alternati in modo del tutto casuale nei pacchetti, però ecco, ci sono sia i libri grandi e sia i libri picciolini. Ta-da! Quanto è bello questo pure, io li adoro, e con le pagine dietro sono ancora più belli, e quindi modificheremo anche questi qua insieme. Per questo vi ho detto, oggi volevo modificare cose con voi perché altrimenti le scopriamo, sarebbe stato veramente quasi a metà, cioè proprio sento il bisogno di modificarli con voi perché sennò vi lascerei qua facendovi vedere solo le cose trasparenti e non mi sento bene con me stessa in questo caso. Ma prima di iniziare a decorare tutto andiamo a scoprire questi 2 che sono nati, perché l'ultima parte di colata nera che ho fatto e ne ho colata appunto troppa di resina e non sapevo che fare, ho detto boh, buttiamoli in qualche cristallo con l'Angelina Film che non si vedrà mai nella vita, penso, cioè sospetto. Tra l'altro questo non bastava la resina. Wow, allora, ovviamente l'Angelina sta tutta qua, ma vabbè, ieri poi mi sono buttata in esperimenti. Cioè, allora, sta cosa che si vedono ogni tanto questi non è male, cioè è particolarissima. Però col fatto che non è venuto tutto il cristallo risulta un po' strana, però non lo so. Cioè, è particolare sta cosa nel nero, era proprio questo l'effetto che volevo dare, però ovviamente non è che sembri niente di particolare perché, insomma, abbiamo capito. Vediamo se su quest'altro si vede qualcosa. Ok, anche qui si vede solo da questo lato,
tutto il resto invece è semplicemente nero, non si vede niente di niente. Ma anche qui, allora, cioè, se si vedesse di più, si mette a fuoco magari, grazie, se si vedesse di più sarebbe una figata pazzesca, perché guardate nel nero sembra davvero una pietra, cioè vera, perché è particolare il fatto che non si vede niente e poi all'improvviso si vede sta lucina verde nel nero, è molto particolare. Ok, allora io direi di iniziare dalle cose da decorare con l'oro, che praticamente saranno queste tre. Così siamo, facciamo prima le cose in oro, insomma. E come al solito, ormai lo sapete da una vita e mezzo, ve lo faccio vedere continuamente, me lo continuate a chiedere, ma raga, faccio sempre la stessa cosa. Io vado a mischiare insieme il Vallejo Liquid Gold e il... un qualsiasi, in realtà uno qualsiasi, però il pigmento in oro in polvere, quindi liquido oro, liquido a base alcolica mi raccomando, e oro in polvere. Vado di questo che è un po' tanto più sottile, vediamo se riesco. Ok, io raga scusatemi, ho la voce che veramente fa paura, ma cioè, mi stava passando però niente. Cioè, in realtà mi è passato tanto, tantissimo il mal di gola, però ora mi ha lasciato il fare stare senza voce. Ok, bordini in oro. Poi voglio fare tutto il manico, tutto in oro. E anche il bordino del piatto, per essere a tema. Ok, per adesso... Allora, no, aspettate, qua ce n'è poco. Ok, per adesso lo lascio asciugare così, che poi dopo ci facciamo quei fiorellini che vi ho detto, che ci sono là sopra. Qua invece... Allora, sempre il bordino in oro. Ok, e questa volta direi che basta, perché mi sta finendo l'oro. Direi che questo ce lo lasciamo così, perché voglio... dipingere questa parte qua dentro, voglio fare le lune dipinte con l'oro, quindi vado. Allora, mentre tutto l'oro che abbiamo messo asciuga, noi andiamo a decorarci questa foglioluzzola qua, che ancora voi non sapete come voglio farla, ma in realtà sarà abbastanza semplice l'idea che ho in mente. Vorrei semplicemente andare a fare una sfumatura dai colori sempre autunnali, quindi usiamo il giallo. Ok, perché appunto vorrei semplicemente fare una cosa super super semplice, quindi vediamo se... quello che in mente ci viene, non fa niente se ovviamente vado a coprire tutto il pigmento. Oh, che bella sfumatura, mi piace. Ok, bella, già così mi piace tantissimo, vedete, è proprio un'aria diversa, non mi dispiace per niente. Mi è venuta un'idea malsanissima. Allora, oddio, ho fatto cadere tutto. Io ho i venatori, ok. Cosa succede se sull'acrilico ancora bagnato vado a imprimere il venatore? Wow, guardate! No, vabbè. Allora, vabbè, questo qua poi in realtà è acrilico, si lava facilmente con acqua e sapone. Però guardate, cioè, non mi dispiace. Non so se voi li vedete bene le venature che però faccio uscire, ma non mi dispiacciono. Poi su questo qua io volevo andare a fare i fiorellini. Ok, poi allora il verde al momento non dovrebbe servirci per nient'altro, quindi lo possiamo andare a chiudere e portare via subitissimo. Adesso invece ci servirà la colla e i nostri due libri, e io vado ad usare anche questa carta bellissima con tutti i nomi di vari fiori. Adoro questa cosa, che ci siano quindi delle cose che tecnicamente mi piacciono sopra. E allora andiamo a prendere semplicemente la misura. Ok, questo lo lasciamo incollare. Prendiamo la misura anche dell'altro più grande. Nel frattempo che continuano ad asciugare
dove c'è l'attack, vado a lucidarli per far uscire fuori l'effetto delle pagine che abbiamo messo sotto, perché ovviamente sono opachi, però basta un piccolo passaggio di lucido e si vede molto 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 meglio. Ok, questo lo lasciamo così. Quindi questi ora li lasciamo ad asciugare semplicemente così, poi ci metterò il nastrino che fa da segnalibro e tutte le varie cosine che poi li renderanno finiti. Ora purtroppo non ho più uno libero pronto da farvi vedere, ma poi tanto li vedrete sempre. Bene ninetti, spero che vi siete divertiti a decorare con me le creazioni resine e a scoprirle. Le mie mani si sono divertite anche abbastanza, credo si capisca. Fatemi sapere qual è la vostra creazione resina preferita, cioè ma guardate questa visuale, fa molto io stavo leggendo il libro e nel frattempo bevo una tazzina di tè, mi piace, ok? Fatemi sapere quindi qual è la vostra creazione preferita, se questo video vi è piaciuto. Io vi mando un bacione enorme e noi ci vediamo nei prossimi video. Ciao!